qua, benvenuti a un video del Pet Garage e benvenuti a un nuovo video pazzesco. Oggi infatti è una novità favolosa. Ho infatti deciso di cambiare sponda del mondo 12 pollici e sotto questo telo c'è la mia prima pit bike. Quindi non perdiamo tempo di chiacchiere, andiamo subito a vederla. Dale, dale, oh. Dale, dale, oh. Dale, dale, pazzesco. Allora, che ne pensate? Avete visto bel manubrio lungo, grosso, tutto da afferrare, come mi piace qui delle pit bike? Come sono lunghi questi steli, le staccate più violente penetrano a fondo in questi foderi forcella. E di lungo c'è anche questa sella che vi permette di cavalcare la moto avanti o indietro. Avanti o indietro, proprio come mi piace qui delle pit bike. Benvenuti a un video per Garage e benvenuti a un video per la serie Out of the Garage. Scusate l'intro un po' così, colpa del venditore di pit bike che ha il ciuffo al malgioglio e di chi mette gli unicorni sulla moto, colpa loro se hanno ispirato questa intro che ha voluto giocare un po' sul concetto di doppia sponda tra pit bike e mini GP nel mondo delle 12 pollici. Spero che non sia offeso nessuno, era un modo un po' per scherzare. In ogni modo, eccola qui, la mia prima pit bike è una VMC Venom RR. Sono rimasto quindi in casa VMC dopo aver provato la mini GP e lasciatemi che ne parli un po'. La VMC Venom RR è quella che definirei una pit bike mid level. Si trovano pit bike con dotazioni peggiori di questa e si trovano anche pit bike con dotazioni migliori di questa, ma chiaramente si fanno pagare di più. Questa unità monta delle forcelle K3, regolabili in compressione ed estensione, da 730 mm, poi sfilati 10 mm, quindi effettivamente stanno a 7,20. Questo modello è quello con il telaio italiano e ha un motore YX160. È il mio primo YX dopo aver guidato moto solo con motore GPX, quindi vediamo un po' se noterò una differenza. Ha infine anche una pompa Adly 14x18. Io ho già provato la 16x18 e la Accossato, che ha un pistone da 10,5 se non ricordo male. Quindi questa si pone un po' nel mezzo e potrebbe nascere anche un bel video di approfondimento sul diverso feeling che ti danno le diverse pompe. Ma vi state chiedendo come mai ho comprato una pit bike dopo anni di mini GP e chi mi conosce sa che sono un appassionato di moto carenate. Beh, perché volevo esplorare questa tipologia di moto con il manubrio alto. Io non ho mai guidato un Motard, questa moto un po' gli si avvicina, e volevo appunto cercare un po' di capire come andava. In particolar modo volevo capire una cosa. Nel 12 pollici Italia Cup le pit bike con motore da 14 cavalli vanno praticamente, se non anche meglio, delle mini GP con motore da 20 cavalli. Se il motore è inferiore ci deve essere qualcosa nella ciclistica che le fa recuperare. Io ho già un'idea mia, probabilmente ve ne parlerò nei prossimi video, anche perché vi anticipo che questa moto non resterà pit bike ancora a lungo. Per il momento mi fermo qua, ma probabilmente molti di voi hanno già capito che fine farà. Bene, vi direi che per questo video di presentazione è tutto, spero di avervi fatto un po' ridere con l'intro, non volevo offendere nessuno, era solo un modo per scherzare. Nel caso vi fosse piaciuto vi invito a mettere un bel mi piace e iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video per Garage. Ciao! Switch it up.